restando che Un ho... giorno che mi un dice un giorno. uccellino, forse non è poi così No, non è così lontano. lontano, non è così Oh, primo scoop della lontano. giornata, ragazze, aprite le orecchie. Il giorno in cui andranno a vivere insieme non è poi Non lontano. è così lontano, non è così lontano perché oramai a livello di obiettivi come coppia, secondo me siamo ormai consolidati e ci siamo anche capiti su tante situazioni che all'inizio, ahimè, non eravamo riusciti a comprenderci. Ovviamente ogni rapporto ha Va bisogno, rodato. va rodato, quindi molte incomprensioni dell'inizio oggi si sono superate e c'è un equilibrio, litighiamo raramente, non si litiga più, quindi ci comprendiamo e rispettiamo i nostri spazi. Quindi E è un questo passo che si è un passo può che si può fare fare, sì, certo, adesso. è un passo che si può Ma a fare. questo proposito, mi permetto io di farti una domanda, proprio perché hai detto una cosa che mi ha incuriosito. Per scegliere di andare a vivere insieme e ancora di più di sposarsi, un rapporto va rodato. Io Certo. non so se tu hai seguito un pochino il Grande Fratello quest'anno, anzi lo so e poi diremo anche perché. Questa è una sorpresa per dopo, però. C'è stato uno dei concorrenti, George Leonard, che dopo un paio di mesi di casa e dell'amore con la sua coinquilina Carmela, le ha chiesto di sposarla. Ecco, tu, da ragazzo, da uomo, insomma, come giudichi questa cosa? Un colpo di testa? È meglio che si fermano un attimo a pensarci, è andata bene l'exploit, ma adesso ci riflettano. Tu Certo. avresti sposato Sirena il giorno in cui sei tornato in studio a Uomini e Donne? Ma sicuramente il coinvolgimento era Cioè, tanto. il cuore l'avrebbe Il cuore sposata, l'avrebbe ma la sposata. testa? La testa però ti dice che devi andare con i piedi di piombo, perché comunque è un rapporto nato all'interno di un reality, un rapporto durato 15, 20 giorni, un mese. Come può succedere nella vita di tutti i giorni di frequentare una persona e non puoi decidere, secondo me, troppo presto per decidere di sposarsi, dove devono prima frequentarsi, prima conoscersi. Secondo me loro hanno pochi punti in comune, Certo. poche cose che li accomunano, però al cuore non si comanda, non è detto che due persone che hanno anche, sembra che abbiano due vite completamente diverse, opposte, agli antipodi, poi non si possano unire. È successo a me, quindi figurati se non può Certo. capitare a delle altre persone. Fermo restando che adesso un passo del genere, ecco, perché dico questo? Perché ci sono altre esperienze di miei amici che hanno fatto dei reality o hanno incontrato la persona Che che credevano credevano giusta. fosse giusta, coinvolti anche da tutto ciò che è il meccanismo mediatico, dall'entusiasmo del momento, e poi si ritrovano dopo poco a fare, ahimè, dei passi indietro clamorosi, e anche avendo magari procreato, avendo dei figli, e quindi che poi tutto ciò ricade su degli esseri che non hanno nessuna colpa. E quindi bisogna fare attenzione proprio in questo senso. Ecco per quale motivo io sono molto ponderato in questo, perché so che ci sono delle povere anime che pagano le conseguenze. Che ne pagano le conseguenze senza averne la colpa, per irresponsabilità, tra virgolette, dei genitori. Quando si fa un passo del genere, io sono tradizionalista, provengo da una famiglia cattolica e quindi credo molto nel matrimonio, proprio Nel per nel sempre per nel sempre, certo. In matrimonio, esatto. famiglia non ho esempi, non ho esempi di fratelli di mia madre, eccetera, perché mio padre non aveva fratelli, di persone che si sono divise, eccetera, fermo restando che purtroppo nella vita può accadere. Allora per me e vedo questa solidità, quest'unione trasmette sempre positività ai figli. E infatti io ho anche un altro cugino, Antonio, anche lui è molto legato a questi valori. Per me è un valore importante, È un bello passo come te, importante. Antonio? Antonio è bello come me, Ma è anche libero? più bello, è libero, è singolo, Antonio studia Anche medicina, la zia è single, certo, ha Giovanni. 4 anni in meno, quindi è Cioè, anche più no, la zia in realtà è appetibile. fidanzata. Speriamo che il fidanzato non la sente. Però, insomma, non si sa mai. La cognata di Giovanni Conversano. Ci Ci potrebbe sta, stare, eh? Ci sta. ci sta tutta. Allora, passiamo a un'altra domanda. La domanda di Manuela, che dice, visto che Manuela 66.
Visto che ho due figli adolescenti, il tuo percorso di andare a parlare con i ragazzi nelle scuole come testimonial della violenza contro le donne ha ricevuto un buon riscontro dai ragazzi stessi? Credi che si possa continuare anche in futuro, magari allargando il tuo impegno alle scuole di tutta Italia? Beh, io ho sentito questo e qualsiasi impegno sociale lo sento come un dovere morale. Penso che io mi sono sempre interessato a questi problemi, anche quando ho fatto un altro reality televisivo, Campioni, facevo da testimonial contro l'uso di alcol, l'abuso di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti. E penso che ogni persona che va ad essere testimonial di un qualcosa comunque deve rappresentare, deve essere coerente nel proprio stile di vita con quello che va a testimoniare. Io non avrei mai potuto fare testimonial contro l'abuso di alcol, l'uso di sostanze stupefacenti nel momento in cui era una persona che, non è, che usava alcol o, tra virgolette, usava sostanze stupefacenti. E Assolutamente. quindi anche adesso, per quanto riguarda la violenza sulle donne, è un problema abbastanza grave. Io mi sono proposto e mi ha fatto piacere essere stato scelto dalla provincia di Lecce, per questo ringrazio il presidente Gabellone e l'assessore Dantini che mi hanno dato questa possibilità, perché comunque è stato un qualcosa che ha fatto parlare e quindi a rendere ancora più importante questo problema della violenza sulle donne, che molto spesso si risolve con quella giornata e con quella giornata, con quell'incontro sui ragazzi, e poi a livello di concreto si fa veramente E i poco. ragazzi come hanno reagito però? Ma dirò che un 90% è stato favorevole alla mia presenza, come al solito molto entusiasmo, eccetera. Ovviamente c'erano gli scettici, perché dicevano: com'è possibile che uno come te, che va uomini e donne, che non so cosa Ma significhi, proprio perché uno ecco, come te, che è un bel ragazzo, che sta sempre in giro la notte, che potrebbe farle quelle certo, cose loro lì, vuol dire ragazzi non si fanno. parlavano come se il programma Uomini e Donne fosse un programma dove viene fatta violenza sulla donna. Invece io ho specificato che è un programma televisivo e ragazzi dovete, le ragazze che vanno non vengono obbligate ad andare, si propongono, e poi non c'è nessuna violenza, è un talk show, cioè ridimensioniamo anche quello che vediamo in TV rispetto alla quotidianità, perché altrimenti se facciamo confusione non viviamo più, se pensiamo di vivere in un reality, cioè non riusciamo più, E quello è perché il il problema è problema. che si pensa di vivere in un reality, non è, la vita non è un reality. La vita è la vita, i reality sono i reality, quindi distinguiamo le due cose, altrimenti non ne veniamo più fuori. Beh, Quindi tu le sei l'esempio persone. di come Certo. passare da una parte dello schermo all'altra, Certo. Uno fa. mantenendo te stesso, però. Questo è Certo. molto Certo, ma importante. poi ognuno, è chiaro che io sono stato sempre me stesso, probabilmente all'inizio non ero compreso fino in fondo, poi la coerenza di vita e la quotidianità e tutto quello che fai giorno per giorno dimostra che Beh, la sono. maturità di 3 anni in più, Certo, che la sono maturità comunque importanti. sicuramente è stata un'esperienza positivissima e tutto il mio percorso televisivo è stato qualcosa che mi ha cresciuto sotto tanti aspetti. E secondo me mi ha dato tanto e non mi ha tolto, perché molti pensano che mi abbia tolto, invece secondo me mi ha dato tantissimo, Perché tu perché forse hai saputo sfruttare quel che ti ha dato. certo, al massimo, e non, bisogna rimanere sempre con i piedi per terra, non bisogna mai volare, non bisogna mai pensare che quello sia un punto d'arrivo, quello è un punto di partenza, hai fatto un'esperienza televisiva, ti sei fatto conoscere, ma io ho sempre pensato che la televisione a me debba servire per poi Altro, poter poter, fare esatto, altro, anche bravo. perché io ho studiato, mi sono laureato, ho fatto dei sacrifici, fare 70 esami all'università non è facile, non è da tutti perché nessuno ti regala nulla, quindi devi Certo. sedere, devi studiare, ho sacrificato, ahimè, le amicizie, perché qualcosa nella vita dovevo sacrificarla, perché tra allenamenti che Beh, in erano cambio hai intensi. avuto qualche decina di migliaia di fan, Certo, mi sa no, che ma ci possiamo stare, dai. certo, questo qua è una cosa che mi riempie il cuore, mi riempie di gioia, anzi è proprio il loro apporto, il loro sostegno, le loro manifestazioni di approvazione rispetto a quello che faccio e disapprovazione. Io poi sono una persona che dà molto ascolto, faccio quel perché so cosa devo fare, però mi piace anche confrontarmi, mi piace sentire il parere degli altri, non perché mi piace discutere, perché probabilmente qualche mio atteggiamento molto spesso viene frainteso, sia positivamente che negativamente. Quindi è bene anche, io cerco sempre di dare delle Confrontarsi. spiegazioni, ma non perché
abbia bisogno necessariamente che tu sia, perché neanche un confronto, neanche Gesù aveva l'approvazione, capito da tutti, l'approvazione di tutti, quindi, però almeno per un confronto che può aiutare sia me che l'altra parte a crescere.